Assessore, oggi si inaugura un nuovo percorso di collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'autorità portuale. Ci può spiegare di che cosa si tratta? Oggi si arriva alle conclusioni di un percorso che la Regione Friuli Venezia Giulia e l'autorità di sistema hanno iniziato in tema di lavoro e di formazione mesi fa. Arriveremo alla sottoscrizione di un documento in cui la Regione, prima in Italia, andrà a sottoscrivere un accordo per tutto il sistema della formazione e dell'incrocio domanda-offerta con l'autorità di sistema. Innovativo per quanto importante è nello sviluppo di questa regione il porto di Trieste ed è innovativa e importante soprattutto per le figure che verranno formate e di cui da qui in avanti ci sarà bisogno. A proposito di innovazione, il progetto implica la partecipazione di altri soggetti, oltre alla regione e al porto, e si tratta di un'iniziativa pilota in ambito nazionale. È un'iniziativa sicuramente pilota in ambito nazionale, coinvolge il nostro Istituto Tecnico Superiore di Trieste in ambito logistico, coinvolgerà sicuramente in maniera importante il nostro centro per l'impiego, i nostri centri per l'impiego, coinvolgerà in maniera importante il nuovo polo formativo a cui l'autorità di sistema sta lavorando.